prima della spiegazione ci siamo detti però di far capire ai ragazzi quanto sia necessario effettivamente imparare a cooperare e mettere in gioco le abilità sociali, cioè che non si nasce imparati da questo punto di vista. Allora, per stimolare, quindi far nascere anche in loro la necessità di un'attività di questo tipo, si parte da dei giochi preparatori che può fare un po' chiunque, che hanno lo scopo proprio di stimolare una discussione su questo, cioè di far rendere conto ai ragazzi che molti di questi giochi, di questi queste attività di gruppo, alcune perlomeno, forse sono state quelle che sono già state affrontate nei primissimi giorni di scuola con le prime. Sì, l'anno scorso sia gli insegnanti di storia e geografia sia gli insegnanti di spagnolo avevano organizzato in classe alcuni di questi giochi, che non è che esercitino effettivamente sulle abilità sociali, perché quello è un esercizio sul lunghissimo periodo di cui forse vedremo qualche frutto, ma non è detto. Però cominci a familiarizzare un po' con alcune modalità del lavoro cooperativo, quindi si comincia a sperimentare una disposizione dell'aula in un certo modo, si comincia a vedere che se si è tutti allineati lungo i banchi e non si è uno di fronte all'altro si comunica male, si comincia a capire che meno distanza c'è tra me e l'altro, più posso tenere basso il volume della voce, insomma un po' di familiarità col setting di classe, con la disposizione del proprio corpo, si impara anche a gestire il silenzio, perché molti di questi giochi prevedono che si stia in silenzio, ci si esercita sul risolvere i problemi. Quindi non è tanto un esercizio delle abilità sociali, perché quello veramente è un lavoro a lungo termine, però ci si riscalda su alcune delle modalità con cui poi si lavora in gruppo. Ne facciamo qualche esempio? Perché se volete partire dalle prime, forse è l'ideale organizzarsi nel consiglio di classe e capire se basta che un docente lo faccia, gli dedichi un paio di moduli a fare uno o due di questi giochi. Sì, alcuni sono banalissimi e richiedono anche poco tempo e non sono neanche troppo distanti da alcune attività che si fanno in teatralità, per esempio mettersi in fila in ordine di altezza o in ordine alfabetico, in ordine di data di nascita, senza però comunicare assolutamente con la voce, quindi senza dirsi nulla, devono trovare la modalità per rimettersi in ordine o per dati addirittura, e questo veramente lo può fare chiunque. L'anno scorso qualcuno si era preso dei giochi che sembravano più affini alla propria materia, c'era un gioco chiamato Percorso, per esempio gli insegnanti di geografia. No, l'idea è di una stampa, una fotocopia con quel percorso, se giri la pagina c'è una foto, no? Allora, uno del gruppo si mette di spalle, devo dare l'indicazione. È l'unico che può parlare e deve dare le indicazioni agli altri che devono tracciare il percorso. Sì, esatto. Questo lavoro era stato fatto appunto dall'insegnante di storia e geografia e contemporanea al lavoro di Via Pertinati. Era servito anche a recuperare un po' un lessico specifico della materia. Però era stato interessante rispetto invece al lavoro cooperativo, perché per esempio nessuno aveva detto loro di non collaborare, però loro pensavano di non potersi copiare l'un l'altro, e quindi perché ognuno poi aveva il proprio foglio. Ognuno aveva il proprio foglio, però non era stata l'indicazione. Ogni ragazzo, uno di spalle, e gli altri membri del gruppo hanno ciascuno il proprio fogliettino con la carta. Con la mappa muta, diciamo. Sì, gli denti che devono tracciare il percorso. All'interno del gruppo pensavano di non poter collaborare. L'unica indicazione era stata di non poter parlare, e loro l'avevano tradotta anche in non poter copiare o collaborare in nessun modo. Quindi c'eravamo anche detti che si può collaborare anche senza parlare. Era venuta fuori una discussione piuttosto interessante. E da lì appunto l'idea del copiare, quando è possibile copiare, cioè quando si può, il passaggio poi dal copiare al collaborare, che differenza c'è tra copiare e collaborare. Questo lo consiglierei, cioè a noi è servito tanto, e ci è servito anche poi la restituzione dell'attività, in cui ha cominciato ad emergere questa figura dell'osservatore come il delatore, cioè all'inizio la nostra grande fatica è stata
nel gruppo, lo decidi tu. Aspetta, andiamo per ordine, perché nel senso che questi giochi li definiamo preparatori, nel senso che se noi tornassimo sulla slide iniziale, sì, cioè, esatto, sono giochi preparatori, nel senso che, come vi dicevo, ho accennato prima, questi sono stati l'anno scorso ancora in odore di non cooperative learning, sono stati utilizzati anche per conoscere la classe, i vari elementi. Poi è chiaro che noi adesso li abbiamo inclusi, un attimo Dana, li abbiamo inclusi in questa cosa, in questa preparazione, perché servono a, diciamo, a preparare l'ambiente, no? A scaldare il gruppo classe, ma non si parla ancora dell'attività di cooperative learning vera e propria. Cioè questi giochi preparatori, che possono essere due, tre, quanti la classe, il consiglio di classe ritiene opportuno, servono poi per portare prima o poi, nell'arco di breve tempo, ad un, se non sbaglio, brainstorming che ti deve praticamente consolidare e dire ok, arriviamo al punto, cioè dobbiamo imparare a lavorare in maniera cooperativa. In maniera cooperativa, quindi loro ti diranno sicuramente, ma noi abbiamo già lavorato in gruppo, sì, ma la questione è un'altra, i ruoli... E non sono strutturati, in realtà sono proprio per capire i problemi e le potenzialità di una comunicazione efficace, di una cooperazione. Tant'è che poi è carino da questo gioco, perché poi viene fuori la difficoltà di comunicare senza guardarsi. Il fatto che se non ti guardi, se questo è girato di spalle, è più difficile. Il fatto che chi parla magari ha un ritmo troppo rapido, troppo lento rispetto a chi ascolta, cioè emergono poi tutte le difficoltà della comunicazione ed è proprio questo su cui poi Paolo diceva, questi sono giochi proprio a stuzzicare appunto la necessità di comunicare in modo efficace, di cooperare e di dare ciascuno ciò che può in base alle proprie risorse.